Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Rocky01 e oggi ci troviamo in un nuovissimo video di Clash Royale. Ho visto che nell'ultimo periodo sta di nuovo ritornando di moda questo giochino che io ai tempi ho giocato tantissime ore. Infatti già vediamo subito il mio deck che lo utilizzo dall'Arena 4, cui però con qualche modifica. Infatti qui stavano i barbari all'inizio, perché all'inizio proprio non c'era né i barbari scelti né la gang dei goblin. Infatti qui c'erano soltanto i goblin con i lancieri. Io questo gioco non ho sciopato pochissime niente, ma comunque ho 4 truppe a livello massimo e queste stanno per arrivare anche. Adesso sto chiedendo, l'ultimo periodo in cui stavo giocando stavo chiedendo goblin, la gang, così me la maxavo. E talmente che ho giocato tanto, io non mi ricordavo che ero salito così tanto, ma il mio record di coppe è ben 5427 coppe. Ah, e ho 101 su 103, che hanno messo nuove carte? Vediamo. Trivella di goblin. Credo che ancora la devono mettere, si può trovare soltanto con le sfide come facevano alla fine. Ah no! Ah è vero, la strega, sì, questa me la ricordo perché quando fecero la sfida, la feci però non ottenni abbastanza vittorie per vincere quella carta. Ma va bene così, come abbiamo visto ho quasi tutte le carte, ce l'ho tanti livelli alti, più o meno livello 10, se li utilizzo nelle mie arene non credo che faccia tanto danno. Qui già quelli di Supers hanno visto che sta ritornando in moda, quindi mettiamo i bundle così la gente shoppa. Ah, delle carte gratis, grazie signori di Supercell. Quelle skin, qui hanno messo le nuove guerre lì, che ancora ho fatto soltanto 2 volte fatte bene. Poi ho trovato sempre clan disastrati, tutti che non giocavano e quindi attaccavo soltanto io e altri poche persone. Qui prima questa cosa non c'era, che il season pass quando giocavo io, che regalavano tutte queste cose. Dai, che questo, speriamo che questo baule super, no, magico e basta, regala 4 cose, 45 sgherri, 11 arieti da battaglia. Aspetta, volevi? No, non c'è la leggendaria, peccato che c'è. Ah, ma quante epiche mi hai dato? Peccato, se mi avessero dato apposta di 3 giganti elettrici al posto di questi scheletrini potevo vincere la leggendaria. Qui ci sono, sì, i spirito elettrico, che non so. Questo, se non mi sbaglio, ti fa scegliere, vero? Vediamo. Io appunto al domatore, perché mi serve un botto. Vediamo, niente. E dedamo sto domatore e niente. È la sfiga che mi porta sempre con me. Ah, è vero che hanno messo anche le carte, mo. Queste carte che se le puoi dare come effettive carte nel gioco. Per esempio, se tu hai 280 domatori, metti quei 10, diventano 290, è una cosa fighissima. Sì, però l'hanno reso tanto tanto facile. Queste sono tanto epiche. Vabbè, a me epiche non mi interessa, perché quelle che utilizzo ce l'ho tutte e 2 maxate, le altre non mi interessano. Queste sono buone, 69 di oro. Sì, ma quante cose ti danno? Questa ogni season. Arre, ma io questa già ce l'ho. Vabbè, l'hanno ridata. Qua le guardie. Oh? Aspetta, qua c'è la leggendaria sicura, vero?
Perché 11 carte, ok. 64 jolly comuni. Non mi dire che stanno soltanto le carte. Jolly rara. E già leggendaria. La già leggendaria così, d'amblè. Senza un motivo. Ah no, ma vaffanculo, jolly leggendaria. Che non sputo. Ma ne, se non mi sbaglio ne ho al massimo quelle. Vediamo. Dai. E droppa ci sta leggendaria. No? Dai, 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 dai. Prendiamo questo. C'è la leggendaria. Ah, vabbè, ma come ho detto prima, c'è la leggendaria assicurata in questi pack, vero? Dai, mi dai tinti, Tintilla e Scintilla. Ah, Cusco è da Pesciu Pesci e questo sull'ariete. Ci poteva uscire la strega che fa trasformare le persone in porci, no? No, Super Saiyan, no. Qui i ladroni. No, mascalzoni. Sì, bello. C'è stopping. C'è stopping a caso. Io almeno volevo fare una partita, ma non credo che la faccia. Tanto sta diventando un super mega c'è stopping della vita. Ci stanno riempendo di cose. Io da non avere soldi, fra poco mi posso comprare una leggendaria. Se volessi comprarmi una leggendaria nel negozio, adesso lo potrei fare perché ho 59.000 soldoni. Buoni, jolly, epici. Il gigante! Le vecchie glorie. Adesso, se non mi sbaglio, queste non si possono shoppare più. Mamma mia. L'ultima volta che ci ho giocato, ho trovato nel baule in omaggio la leggendaria io. Grazie Super Saiyan, adesso che non ci gioco. Ok, è finito. Finito il Super Mega Chest. Ah no, c'è anche il baule. Baule d'argento. Basta. Apriamo questo. Abbiamo sbloccato. Ah, ma io già ce l'avevo questo. Perché mi dici nuovo? Va bene. Questo, come ho detto, è il mio mazzo che utilizzo da 15-18, da quando è stato creato il gioco. Io una settimana dopo che è uscito sul Play Store già ci giocavo, già ho fatto questo mazzo, come ho detto prima. Tranne i barbari scelti stavano i barbari e la gang dei goblin stava soltanto i lancieri. Ma detto ciò, vediamo se la gente è diventata fortissima. Ok, livello 11. Spero che abbia le carte deboli. Vabbè, come solito si comincia da dietro. Cominci così aggressivo tu. Aspetta. Aha, ho fatto. Ok. Il bomber. Ah, il bomber non ha fatto danni. È bravo questo, eh. Anche se ha le carte meno forti delle mie, mi ha fatto tanti danni, eh. Però io a sinistra ho fatto un bel po' di danni. Io metto lo scheletro gigante a destra, così occhiolino occhiolino. Qui la gang. Bella sta congelo buttata benissimo. Però per fortuna non me l'ha preso tutti. Eh sì, però tu tieni un botto di robe contro il mio deck, eh. Ma il bomber l'hanno depotenziato, sbaglio. Era fortissimo una volta. Ehi, a sinistra sto facendo un botto di danni. Ah, devo buttare le frecce, vabbè. Forse adesso ho fatto anche la torre perché vi ricordo che il gigante scheletro ha la bomba che fa boom boom. Infatti, easy. Qui buttiamo i barbari scelti. Buttiamo. Ah, i scheletrini, da quando l'hanno messi a 3 di costi, mamma mia, tutti l'hanno cominciato a utilizzare, che brutte persone. Ora sicuro butterà la mongolfiera a destra, sono quasi sicuro che farà questa cosa. Quindi io pusho tantissimo, faccio così, così. Qui metto qua. Buttiamo le frecce. Ah, non abbiamo fatto abbastanza danni. Il bomber credo che me l'hanno depotenziato un bel po'.
Ma adesso butterà la congelo. No, non l'hai buttata la congelo. In attacco l'hai buttata in difesa. Carina come scelta. Sì, io sto giocando malissimo perché non ho mai giocato dal computer. Aspetta, hai buttato adesso i cosi, vero? Non mi buttare la congelo. Ok, è andata alla torre. E questa io l'ho vinta soltanto grazie al livello delle mie carte. Non è perché ero più forte. Poco ma sicuro. Ok. E la prima partita dopo secoli la si vince più 31 trofei più 2 corone. Dai, ne facciamo un'altra, così sblocchiamo questo baule d'oro. Sì, baule della corona. Livello 12 questa volta. Mamma mia, se abbiamo già avuto difficoltà con un livello 11 che aveva le carte depotenziate, chissà cosa faremo adesso che questo è allo stesso livello nostro. Però non ha il clan, forse ha cominciato anche a giocare lui riappena. Ok. Mi puzza, secondo me l'hanno depotenziato un botto il bomber, perché il bomber è la mia carta più forte. È stato stupidissimo, ha sprecato un botto di elisir con quella fulmine così a caso. Io lì, secondo me, già abbiamo preso la torre nel prossimo turno. Vediamo, tronco, no. Ah, facciamo così. Ah, la scarica, la sparkle. Abbiamo fatto tanti danni. Questo era molto più scarso di quello precedente. Per adesso, non la gufiavo perché di solito quando c'è il per 2 ci fanno il super mega comeback. Per usare questo deck, quello che sto utilizzando io adesso, di essere veramente, veramente bravo a spendere il giusto elisir al momento giusto, perché da un momento all'altro non hai elisir, perché tante cose costano tanto, tante cose costano poco. Quello! Anche quello viene strautilizzato, perché è fortissimo, non gli puoi dire niente a quella carta. Però noi a sinistra abbiamo preso la torre. Gli arcieri livello 13 faranno lo sporco danno. Buttiamo. I goblini hanno fatto il loro dovere. Aspetta, uno. Ah, peccato. Adesso stiamo sopra tantissimo di elisir. Sì. Vai. Il bomber fa tanti danni. Quello esplode. Gli facciamo un bel po' di danni. Gli sgherri. Cioè, si sentiva l'odore. Anche i pipistrelli distrutti. Mamma mia, incredibile. Credo che questo gli facciamo tre corone. Easy. Mamma mia, si ricomincia a giocare. È già due vittorie consecutive. Se ne facciamo un'altra, quelli di Supercell mi spaccano le gambe e mi incominciano a buttare lo script più forte del mondo. Quindi, apriamo. 100? Ah! Buone! Apriamo il bollo della corona. Vediamo cosa ci. No, la rara. Aspetta, gli arcieri io già. Un altro? Due? Così? Ah, perché abbiamo fatto tre stelle. Sì, sì, ok. E neanche questo baule abbiamo trovato granché. Vediamo. Però mi hanno dato gli arcieri. Cosa mi servono a me gli arcieri se io ce l'ho completati? Io non so neanche come si fanno ad avere le carte d'oro, perché alcuni hanno le carte d'oro e non so come si fanno ad avere. Se lo sapete me lo potete scrivere sotto nei commenti, perché non ho mai capito come funzionava questa dinamica. Però tanto è soltanto estetica la carta. A livello 13 e a livello 13 rimarrà sempre. Non è un pay to win che se shoppi la carta d'ora fa più danni. Per fortuna, almeno questa cosa per fortuna.
Però credo che per il primo video è andata benissimo. Avevo fatto un super mega chest opening all'inizio che ci hanno dato una fracca di cose, oro e casse e jolly a gogo rari, leggendarie, epiche, incredibili. Poi abbiamo fatto due partite fenomenali. La prima stavamo rischiando di perdere, però per fortuna abbiamo le carte super mega OP. E la terza era scarso come noi, si vedeva. Di solito quelli che non hanno il clan o hanno appena di nuovo joinato il gioco o non giocano mai e quindi vengono cacciati. Quindi per me è andata bene. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace, condividetelo, accendete la campanellina per non perdere altri video. Bella!